zone più contaminate, le polemiche e le incertezze sulla valutazione dei danni e sul da farsi. Da una parte c'erano gli ottimisti, contrari ad ogni allarmismo ed erano proprio tra coloro che detenevano le leve del potere. Dall'altra i pessimisti, che vedevano quella nube solo come foriera di catastrofe. Si determinò così un clima di confusione, di incertezze, nel quale le informazioni filtravano a fatica, si contraddicevano. È stato l'incidente di Seveso a convincere l'Europa a darsi delle regole più severe per prevenire in caso di incidenti danni alle popolazioni. La direttiva c'è e oggi anche legge da noi, ma mancano tuttora i decreti perché la legge possa essere applicata. Un regista, Gianni Serra, ha ricostruito sullo sfondo dei giorni di Seveso un film che stasera vedrete in onda su questa rete subito dopo il telegiornale. E nel nostro giornale della notte, dedicato agli approfondimenti, anche noi ricorderemo i giorni di Seveso con Laura Conti, autrice del libro Una lepre con la faccia da bambina, da cui è stato tratto il film. Che funzione hanno gli stilisti oggi? Sono o non sono sacerdoti dell'effimero? Interrogativi ai margini delle collezioni di Prêt-à-porter parigina che si sono appena concluse. Da Parigi, Brunella Tocci. Milano, Parigi, Italia, Francia, gli stilisti italiani arrivano a Parigi, moltissimi oriundi italiani sono già qui, insomma si aprono le frontiere, si apriranno ancora di più nel 92, c'è una interconnessione di mercati, di influenze. Frank Sinatra, Liza Minnelli, Sammy Davis Jr. Il 6 aprile, per la prima volta insieme, in un unico eccezionale concerto in Italia. Prossimamente anche in TV. Organizzazione Pierpinto Cariaggi. Perché avete bruciato gli abiti? La roba inquinata non si brucia, fa tanti idioti! Tutto sommato, una notizia confortante. Le autorità hanno infatti ribadito che non esiste in atto nessun residuo della nube di gas uscita dalla fabbrica in seguito all'incidente di sabato scorso. La situazione attualmente è sotto controllo, tant'è vero che le autorità non hanno ritenuto di dover proporre agli organi dello Stato provvedimenti per l'applicazione della legge 996 in materia di protezione civile. Il sindaco ha dichiarato... Marco, guarda che gli altri mica aspettano. Un momento. Ti fa schifo a te una lucertola morta? Sì, perché? Così. Andiamo, va. Thank you.
ciao, finalmente. Ero preoccupata. Ecco qua, com'è andata? Bene. Ah, ti sei divertito? Hai cenato? Hai fame? Vieni che ti preparo. Ho sonno, mamma. Ma è logico che sei stanco. Ma ora mangia. No? Come no? Qualcosa è successo, mamma. Qua dove? In piazza. Il pullman non riusciva neanche a passare. C'era tanta di quella gente, gridavano, non si capiva niente. È successo qualcosa? Ma niente, cosa vuoi che sia successo? Il papà dove? Fuori, una riunione con i suoi colleghi. A quest'ora? Sì, sì, a quest'ora. E perché a quest'ora? Su, adesso basta chiacchierare, eh? È ora di andare a letto, dormire, dormire, dormire. Domani mi racconti del campeggio. Tesorino, tanto a scuola non ci vai. Niente scuola, perché? Perché, perché, perché? Perché è chiuso, perché? O lavoro in corso o sciopero, tanto per cambiare. Tienila tu, la mia Carmelina è malata. E perché devo tenerla io? Se Pasquale la trova, l'ammazza. Pasquale? E perché? Su da noi stanno ammazzando tutte le bestie, tutte quelle che non sono morte da sole. Ha dato rotina il sindaco, ma io non voglio che mio fratello ammazzi Carmelina. Aspetta, cos'è sta storia delle bestie che sono morte da sole e quelle che non sono morte da sole le ammazzano? Ma tu sabato dove eri? Al campeggio. Beh, sabato è uscita una nuvola dalla fabbrica e la sera hanno cominciato a morire i conigli. La domenica sono morti i polli. A noi sono morti 22 conigli e 17 polli. Gli altri sono malati. E se anche non sono malati, il sindaco dice che bisogna ammazzarli perché sono velenosi. Per i polli non me ne frega niente. Per i conigli mi dispiace, ma pazienza. Ma Carmelina non voglio che la ammazzino. Se deve morire, muore da sé. Ma forse se le dai del latte guarisce. Sei contagiosa? Ma non è contagiosa! Ti ho detto che ha preso il veleno della nuvola! Uno che si avvelena non è mica contagioso! Ma cos'è questa storia della nuvola? E cosa c'entrano i conigli? Avranno avuto una malattia i tuoi conigli! La malattia dei conigli non fa ammalare i polli e i gatti! Guarda la mia gatta, poverina. Non è nemmeno capace di alzarsi dal punto dove l'hai buttata. Ricordati di darle il latte! Sveglia, Marco! Papà è già in laboratorio da un'ora. Io vado al mercato con la Tina. Thank you.
Qui ci sono 20 bestie morte, che cosa devo fare? Cosa ne so io delle tue 20 bestie morte? C'è l'ordine di ammassarle tutte le bestie. Soltanto nel nostro comune ce ne saranno 20.000, mica solo 20. Ti sto dicendo che qui ci sono 20 bestie morte. Chi è il portaordine del comune? Sei tu! Se ti dico che non sappiamo più dov'è che dobbiamo mettere le 5.000 bestie che abbiamo ammassato e dobbiamo ammassarne ancora 15.000. Non rompere le balle rompere con le tue 20 bestie. Ma come non rompere le balle? Guarda, vedi queste? Queste sono 20 bestie morte. Qualcuno mi deve dire quello che devo fare, sì o no? Sotterrale nel tuo campo. Intelligente, vedi, sotterrale nel tuo campo. Così io ci semino e l'anno 21 mi viene tutto il grano avvelenato. Non è giusto far ammazzare le bestie e poi non dire dove si devono mettere le carogne. Brava la signora. Ma come? Avete ammazzato tutte queste bestie e non sapete nemmeno dove seppellirle? Sì, proprio così. Andate a dirglielo a quelle teste di cazzo che danno gli ordini. Andateglielo a dire che bestie o non bestie, i morti, dopo un giorno spiusano. Ehi, prendi il tuo sacco di carogne, non ingombrare la sede. Lasciami stare, non ordine! Se non sapete dove mettere le bestie morte, mangiatevele, morti di fame! E dico, ti metti le bestie nel sacco, ma la rubiamo, non aggiungiamo, ne l'abbiamo sempre sorato, capisci? E lasciami stare! Stai calmo, su! Porco giù, te l'aveva lasciato mai su, l'aveva lasciato mai su, porco giù, l'aveva lasciato mai su. Usa di sacchino che dici, ti passa di sacchino che dici, non ne ha! Dai, colpa nostra, no? Chi non ci stesse male ne poteva, chi non ci stesse male? Calmati. E lasciami stare, calmo. Lasciami stare, è pura solo qui che leghi la bicicletta. Credi che siamo tutti ladri? Ma qui? Se la mettono anche i tuoi fratelli? Primo non è vero, secondo anche se è vero è diverso. Buongiorno, Sara. Ciao, Assuntina. Chi è? Il fidanzato dell'Assuntina? Sì, un pirla. Un pirla perché? Vieni, dai. Guardi il disordine? Non ti abbiamo mica domandato di mettere a posto? Scema, cosa vuoi che guardo il tuo disordine? Guardavo che non ci sono più animali, guardavo. Bravo, guarda. Cosa guardi cosa? Morti tutti, te l'ho detto. Morti o ammassati. Tutti i polli e tutti i conigli. E anche i passeri, i piccioni e le mosche. Boh. C'è la solita puzza, ma silenzio. Non si sente più niente. Tu non ci volevi credere, ma è il veleno. E la mia Carmelina come sta? Oddio, ce l'ho qua. Sono uscito che era viva, ma adesso non la sento più. Deve essere morta. Se te la levi, mia madre si accorge. Guarda, sta guardandoci. Sara, fallo trasire a Marco, fallo accomodare. Un poco di educazione, no? Sara, Ieri, quando mio fratello Pasquale ha cercato la gatta per ammassarla, ho detto che non la trovavo più, che era scappata. Tu sei pallido, sudato, tu non stai bene, figlio mio, eh? Leva da giacca che si occupa, fa troppo caldo qua. No, no, ho freddo. Hai freddo e tieni le mani sullo stomaco, segno che non hai digerito. Sara, fagli una limonata calda, bollente, l'acqua è già pronta. Hai visto, Marco? Tutti gli animali avvelenati, tutti. Le uova a 90 lire, la carne a 5.000. E ora che ci dugna, sti figli miei, che ci metto a tavola. Futtitin. Prego. Pure la cagna, povera bestia, comincia a star male. E la gatta se n'è scappata. Cosa più ne se ne ho, iatta. Le piante pure, tutte rovinate. Le foglie parono bruciate.
Proibito mangiare frutta e verdura degli orti, dice il messo comunale. Avvelenate sono. Sara, coghino un poco di insalata, sbrigate, eh? Ma non è avvelenata l'insalata? Ma figlio, vedo che ci posso fare io, ah? La lavo bene, no? E poi che fanno foghi avvelenata quando tutto il mondo è avvelenato? L'acqua che si beve e l'aria che si respira. No, grazie, mal di stomaco. È tardi, devo andare a casa. Arrivederci, signor Di Pasqua. Ciao, Marco, e salutami a tua madre. Fammela guardare, poi va a buttarla nel fiume, ma prima voglio guardarla. Povera Carmelina, com'è piccola. I gatti da morti sono più piccoli che da vivi. Chissà se anche le persone da morti si restringono. Tu hai paura di morire? No, io no. Però la mela non l'hai mangiata per paura del veleno. Non è che avevo paura del veleno. È che avevo qualcosa sullo stomaco. Ma va, sullo stomaco c'avevi la gatta. Non solo hai paura di morire tu, hai paura anche delle bestie morte. Non ti fanno niente, sai. Cosa vuoi che ti fa una gatta morta, povera amicina? Come si fa a aver paura di un'amicina morta? Ma figurati un po'. Ma no, guardi, magari poco, ma qualcosa è successo vicino alla fabbrica, secondo me. Sì, può darsi, ma solo nel quartiere dei Terroni, sempre lì, come al solito. Sì, certo, quella è gente immaginosa. Immaginosa? Però... Malfidata, vuoi dire? Malfidata e sporca. Però mio marito dice che lì adesso ci sono anche dei bambini malati. Sa il figlio della Rina, quello piccolo? Beh, sembra scottato. Mio marito gli ha visto le vesciche sulle braccia e sulla fronte. Ma senti, tesoro, non è che io non abbia fiducia in tuo marito, per l'amor di Dio. Ma quella è gente che ha sempre speculato. Lo sanno tutti che si sono fatti pagare delle galline morte per vecchiaia, come se l'animale fosse deceduto per via dei fumi velenosi della fabbrica. E loro, i padroni giù a pagare, a peso d'oro. Sto svizzeri hanno un monte di quattrini in franchi svizzeri e per non avere grane pagano senza farsi pregare. E loro se ne approfittano, hai capito? Quindi io non ci credo, hai capito? Non ci credo. Ma come fai a crederci tu? Il bambino malato, però. Il bambino malato, stiamo calmi, scottato. E se si fosse scottato da solo con l'acqua calda? Con l'acqua calda? L'acqua calda, e perché no? Lo sai come sono quelle famiglie lì? Fanno un sacco di bambini, non li curano, non li sorvegliano e lasciano che si tirino addosso all'acqua bollente. Abbiamo sentito di storie come questa? Sì, qualcuna. Qualcuna. Tante, cara, troppe. Rovesciano l'acqua bollente addosso a un bambino e poi pretendono che la fabbrica paga. Amorino, ciao, ben alzato. Vieni che ti preparo la colazione. Non la voglio la colazione, ho la nausea.
Prendo la bicicletta e vado a fare una corsa. In bici con la nausea. E dove vai con la bici? Vado a fare una corsa con Turi di Pasqua. Lui si sta allenando per fare il corridore. Belli amici che hai, proprio amici fini, distinti. Comunque tu a casa dei Di Pasqua non ci vai. Tu alle case degli immigrati non ci vai. Tu con i Di Pasqua e i loro amici non ci parli. Neanche se vengono qua a trovarti. Per quella gente lì la porta è chiusa, sbarrata, sprangata. Non c'è. A Turi Di Pasqua gli avevi prestato le scarpe da pallone, vero? Te le ha restituite? No, ho detto che me le restituisce sabato, dopo la partita. Niente affatto, non fartele restituire. Ma ha detto come le restituisce. E tu dici a Turi grazie, no, tienile pure, gli fai un regalo. Ma io non voglio regalare le mie scarpe da pallone. E invece tu gliele regali. Anche se invece delle scarpe fossi Longines di tuo padre, non lo voglio di ritorno. Non lo voglio di ritorno. Non lo voglio di ritorno. Il perché lo so io, il perché lo so tuo padre, e non hai nessun bisogno di saperlo anche tu. A te ti basta di ubbidire. Vieni qua. Tu sei un bambino, Marco, però sei grande ormai. Devi saperti scegliere gli amici giusti. Papà è un imprenditore grosso, lo sai. È un industriale. Turi non ha proprio niente da insegnarti. Mica perché è un terrone o perché è povero, ma perché Di Pasqua e i loro vicini sono ragazzi trascurati, sono maleducati. Non è colpa loro. E poi vivono in un quartiere sporco, sporco, dove si può prendere anche qualche malattia. Hai capito, vero? Bene, domani andiamo a comprare un bellissimo paio di scarpe da pallone, eh? E ora fino in giardino. Aria buona, correre, via! Poi studiamo un po', eh? Facciamo un bel ripasso. Amore, le foglie tengono qualcosa. A casa mia è verde e non ci sta più. Sarà una malattia delle piante. Lepre da filossere, dice Giove. Malestro e Bircio cornuto. Ma quale malestro? Bruciate sono, bruciate. Avvelenate. Lavoriamo qua, basta con queste strozzate. Sono tutte balle, non l'avete ancora capito? Forza con questi divani, dateci sotto, sennò a fine settimana non consegniamo niente. Geometra Solbiati, telefono. C'è la sua signora. Vengo. Mi raccomando, ragazzi, stop con le pirlate. Cosa c'è? No, mangiate, non aspettatemi, non posso. C'è tanto di quel da fare arretrato qua. Rapallo? Sì, a Rapallo. Ho pensato di mandarlo dalla Irma. Beh, dopo tutto mia sorella un piacere lo può fare, no? Una settimana o due, giusto per vedere come finisce questa storia. Cosa? E beh, io un po' di paura ce l'ho. Ma no, no, per lui, solo per lui. È un bambino, è delicato. Ma non ce la faccio io a tenerlo d'occhio. Da quei suoi amici ci va sempre. Eh sì, proprio lì, vicino alla fabbrica. Dai Di Pasqua, no? Dalla Terrona. Ma domani, dopodomani. D'accordo, ciao. Papà è tornato? È pronto da mangiare? No, papà torna tardi, troppo tardi per aspettarlo. Tieni. E poi tra mezz'ora io devo essere all'oratorio. Oggi finiamo la dottrina. È importante. Che l'hai trovato? In giro. Questo è un ratto. L'ho trovato nel fosso. La canna di Turi se n'era mangiato un po'. Sarà per questo che è morta. I topi li ho trovati in cantina. I piccioni li ho presi nella grondaia. Mi sono arrampicata con la scala a pioli e la mamma si è arrabbiata e mi ha dato uno schiaffo. È scema. Qui siamo tutti avvelenati e lei si spaventa perché vado sulla scala a pioli. È scema, ti dico.
Anche tua madre è scema. Mia madre? Ma non so. Sono venuta a salutarti perché vado al mare, a Rapallo, da mia zia. Sei tu che ci vuoi andare o è tua mamma che ti manda? Ecco, lo vedi che anche tua madre è scema. No, no, non è scema. È lei che delle volte mi prende per scema. E a me mi tocca di stare zitto e di fare lo scemo. No, non è scema. È furba. Mica vero. Non può mica tenerti a Rapallo per sempre. Tanto quando torni vieni qui ancora. Tua mamma non era mai contenta che tu venivi qui. Ma adesso se vieni qui si incazza più di prima perché ha paura che prendi il veleno. Ti manda al mare per essere sicura che non tocchi il veleno, invece sei già avvelenato. No, che non sono avvelenato. Certo che sei avvelenato. Ti sei tenuto addosso la gatta per tante ore. Era avvelenata, cosa credi? Avvelenata a marcia. Ora è paura. Io invece non ho paura. Sono avvelenata più di te, ma non ho paura. Tanto siamo tutti avvelenati. Tieni un momento. Comodo, comodo, giovanotto. Pirla. E ora le seppelliamo. Quello perché? Così. La gatta si poteva seppellirla qui. Almeno l'avevi vicina. È meglio di no, povera Carmelina. Se l'avevi vicina, non so, potevi metterle dei fiori. Che stupidaggine. Pasquale dice che è una stupidaggine portare i fiori ai morti. Dice che lui si fa bruciare e la cenere la fa buttare in mare. E poi, se io muoio per il veleno, chi è che gli porta i fiori a Carmelina? Anche la mia gatta va al mare. È scesa giù nel fiume e il fiume la porta al mare. E il mare è più bello della fossa in terra. Carmelina se n'è andata. Pasquale deve tornare al cantiere in Germania. Tu vai a Rapallo da tua zia. Mia sorella Assuntina si sposa e io rimango con le bestie morte. Faccio la guardia alle bestie morte. Dici sempre cose da piangere. Vuole un po' di veleno, signore? Posso offrire la merenda? La salsa di pomodoro che ho messo è un po' avvelenata. Mi scusi, signore, ma sa com'è, da queste parti. L'olio invece arriva da casa nostra. Anche l'origano è di casa nostra. Raccoglie mio cugino su una collina tutta profumata. Così profumata che quando lui torna lo scambiano spesso per un'insalata di pomodoro. Mangi, signore, non abbia paura. Prima di strizzare il pane bagnato mi sono lavata le mani. Vedo che è in lutto, signorina. In lutto per le bestie morte, signore. Mangi, signore, mangi. Continuano tutte queste chiacchiere, il commercio è bello che è finito, altro che storie. Bisogna farle tacere, no? L'ho detto anche alla Clary, ci sono tutti ricami e speculazioni, ricami belli e buoni, ricami e speculazioni. Se vanno a pensare che la stoffa dei cuscini è sporca di veleno, trovali un po' i clienti dei nostri divani. Col cavolo che li trovi. E in un momento così delicato come questo, quel pirla di un sindaco va a fare la stronzata di ammazzare tutte le bestie.
bel risultato che adesso lo ha paura del veleno, fa 90. 1000 fa, altro che 90. No, 1090 il risultato non cambia. Bene, bene, che Marco va. La prudenza non è mai troppa. Ma io con tutti sti casini come faccio a portarli? Dovresti pensarci tu. Bravo! E chi è che risponde ai clienti? Chi è che li tiene calmi? Chi è che gli dice che i nostri magazzini sono lontani dalla fabbrica? Chi è che li convince che il pericolo è soltanto una balla dei terroni? Certo che la Irma è un bel tipo. Cosa le costava venirla a prendere? Sicuro, fin quando gliel'ho detto mi ha fatto una risata che sembrava Frankenstein, sembrava. Non me lo sogno neanche, mi ha detto. Non me lo sogno neanche. Adesso ci si mette anche tua sorella a trattarci come dei lebbrosi. Ciao, zia Irma. Scusa se non ti abbraccio, ho un raffreddore terribile, non voglio mica attaccartelo. Vieni. Hai viaggiato bene? Sì. Certo che tua madre è un bel tipo, cosa le costava accompagnarti? Lasciarti così, tutto da solo? Aspetta, non toccare. C'è la sicura, ecco. Monta. Lasciala stare, serve a proteggere. Così la tappezzeria dura di più. Chiudi bene e sta fermo. Cerca di non muoverti, eh. La mia valigia! Ho lasciato la valigia sulla corriera, torniamo indietro. Ma sì, dobbiamo fare un gran giro per via dei sensi unici. Ma zia Irma, ma non torniamo indietro. Ho dimenticato la valigia sulla corriera, ti ho detto. Ma sì, ho capito. Nella valigia ci sono tutte le mie cose. Ma sì, torneremo a prenderla domani, la tua valigia. Cos'hai, paura? Vedrai che quello che ti occorre c'è anche a casa. Dice che devi farti un bel bagno, caldo e molto lungo. Va bene. Prima di farti il bagno devi lavarti anche i capelli. Ti faccio io lo shampoo. Ma l'ho fatto stamattina, prima di partire. Non importa, tua zia vuole così. Spogliati e lascia i vestiti in terra. Sono sali da bagno, anche profumati. Deciso, deciso che anche oggi non viene al negozio con me? Giuro che questa volta ti insegno a guidare. È stato il veleno a tagliarti la lingua. Sali e non dire cretinate, stupida. Thank you.
Voglia, Marco, ti sei incantato? Non hai fame? Non ti piace? Sì. Preferisci qualcosa andata male con la muffa di casa? Record! Perché? 4 sberle in un'ora. Cinquina, contenti? Come fare sentiare, sai? Apri! E capi! Ma perché ti capisci? Che fai, Giovinci? Apri, scecca! A meno male! Pronte siamo, Pasquale! Anche Sara si convince! Spicciati, Canini sta muovendo! Svegliatevi, picciotte, niente! Pasquale purpa i giornali! Il mio ne avevamo già io! Uno e due! Un e pure, ah! E che ne sai? Due! Due! Ma due! Sta buccio sto disgraziato! Che fici sto disgraziato! Due! Mamma, io caulas! Due! Non ridere, un lasso da vero! Ma che lassi e lassi! Eccolo, eccolo, caro! È andata bene, se no a Milano in bicicletta ci venite! Cosa vuoi che sono 20 chilometri per me? Pasquale, io pedalo fino a Torino se mi giro! Ah, come stai? Quanto tempo che non ti vedo, il mio nasettino. Ti mangerei, ti mangio. Come va? Ti sei divertito? Sei stato contento in questi giorni? Che hai fatto? Andavi al mare, correvi? Scusa se non mi avvicino, ho un raffreddore terribile e non vorrei attaccartelo. Ah, figurati. Ciao Irma, come va? Grazie, Sei comportato bene, mio ometto? Un angelo, Elisa e Aldo lo adorano. Scusa se ti faccio accomodare qui, ma dentro c'è la donna che fa le pulizie. Ah, sì? Sì. Di domenica? E cara, vatti a affidare al giorno d'oggi. Te lo raccomando il personale di servizio. Non me ne parlare. Piuttosto ci sarebbe un problema. Non so dove metterti a dormire. Più tardi mi arrivano i genitori del Franco col nipotino. Vuoi che telefoni a un albergo? Quello panoramico sopra la mia farmacia? No, per l'amor di Dio, ti ringrazio molto, ma non sono mica venuta per restare. Ripartiamo subito. Sono venuta soltanto a riprendere Marco. La settimana ventura andiamo a sciare. Potevi venire a prenderlo quando andavate a sciare. Ma sai, adesso non c'è più pericolo da noi. E com'è che non c'è più pericolo? Veramente a casa nostra il pericolo non c'è mai stato. Noi stiamo in un bel quartiere, lontano dalla fabbrica. Da noi gli animali non sono mica morti. Non è successo niente. Oh, i giornali, se dai rete ai giornali, esagerano. Un po' ancora e la nuvola velenosa copriva tutta la Lombardia, copriva. Figuriamoci. Però bisogna riconoscere che, a parte le esagerazioni, qualcosa nel quartiere vicino alla fabbrica è capitato, non si può dire di no. Sì, ma com'è che non c'è più pericolo? Perché stamattina tutti quelli del quartiere inquinato li hanno fatti sgomberare. Se dopo apri la televisione lo vedrai. Hanno fatto uscire tutta la popolazione, recintano tutto quanto col filo spinato e mettono i soldati di guardia. E io sono contenta così. Il mio Marco, che ha la cattiva abitudine di andarsene sempre in giro in bicicletta a ficcare il naso dappertutto, si dà una regolata, sta attento, non si mette nel pericolo, capisci? È per questo che sono venuto a prenderlo. Non c'è più necessità che resti qui. Io ti ringrazio, Irma, ti ringrazio davvero. Lo so che volevi tenerlo ancora e poi magari insistevi anche per riaccompagnarmelo. Mamma, dov'è che li hanno portati gli sfollati? In un albergo vicino a Milano, un albergo di gran lusso. Sta tranquillo che quelli si sanno far trattare molto bene. Gli hanno fatto lasciare a casa tutti gli stracci e li hanno rivestiti da capo a piedi. Mamma, anch'io sono rivestito da capo a piedi. Mi ha rivestito la zia Irma. Anche le scarpe. Aveva schifo delle mie scarpe, come te con quelle da pallone che avevo imprestato a tu. Insomma, basta, sta zitto, lasciami guidare. Veleno, se mi baci ti do il mio veleno. Forza, andiamo via di qua, forza, Pirletti, via. Pirla Luca, che fa tutta sta pulver, capi smiga che guarda, trina. Guarda il sergente. Lulone, attenti. La contaminazione. Via. Franco, sei mica dove tu? All'albergo, no? Quello degli sfollati. E dove se no? Al mare. Anche gli altri? Tutti gli altri? Ma sì, anche Sara. Non rompere le balle, dai, che voglio guardare.
Basta. È ora di finirla con questi allarmismi. Adesso la televisione, oltre al lavoro, ci viene anche l'appetito. Ma cosa cincischi a fare che li rovini tutti? Ma mangia, no? Non mi va, ho il mal di stomaco. Ho detto che la televisione rovina anche l'appetito. L'ha rovinata anche a me. Ci mancava anche la tele, con tutte quelle pirlate sui veleni. Ma perché, ragioniere Clerici, perché? Gliel'ho detto, signora. Coraggio, non perda tempo. No, I nostri polli, i nostri conigli, stanno benissimo. È un abuso questo, un abuso bello e buono. Calma, calma, bisogna farsi una ragione. Gliel'ho detto e glielo ripeto. I campioni sono stati presi qui da noi, li ho visti io. E le analisi, purtroppo, hanno dato risultati positivi. Dobbiamo sgomberare subito, capito? Dobbiamo subito sgomberare anche noi. Le nostre bestie stanno come un fiore. E sia pur sicuro che io da qui non me ne vado neanche col campione. Corra ad avvertire suo marito. Io vado a dirlo agli altri. Bisogna fare in fretta, bisogna fare in fretta. È proprietà privata questa! Che nessuno si avvicini! Dove vai? Vado in laboratorio da papà, torno subito, ti aspetto. La gallina vecchia era malata da molto tempo. Prendi una vanga e seppellisce là dietro la conigliera. Marco, non toccarla con le mani e pesta bene la terra con i piedi. Marco! Mi raccomando. Cosa c'è di speciale nel caffè Kimbo? Kimbo fa la storia, un caffè, tostaci, maci, aci, un caffè, una mistura ricca, un Kimbo per você, che sa come aroma, un gusto di caffè. Kimbo fa così, un meglio caffè. Caffè Kimbo, un caffè speciale. Dai laboratori Garnier una nuova formula alle piante. Natura dolce è diventato shampoo ultra dolce. Io sono molto esigente, anzi, ultra esigente. E anche per i miei capelli. Così scelgo ogni giorno ultra dolce alle piante. Per me non c'è formula più dolce. E i miei capelli sono più morbidi, sono più luminosi. Shampoo ultra dolce di Garnier, la formula dell'ultra dolcezza. Antica gelateria del Corso. Il tartufo. Un velo di purissimo cacao. Il gusto della cioccolata più fine. Il sapore della vera crema di latte. Antica gelateria del Corso. Il piacere del gelato. Quello buono. Sali in macchina. Dai, su, vieni qui. Sali in macchina, cretino. Presto,
già quattro, scoppio! Ti metti anche il quinto, stupido. Vuoi che lasci il quinto cashmere? Vuoi che lasci il quinto cashmere qui? Mi fanno male i piedi, sono troppe le calze. Ma ti pare che è il momento giusto per fare la lagna questo? Aiutami piuttosto. Guarda, qui ci sono i gioielli e gli orologi. Tienila stretta, non lasciarla per nessun motivo. Perché arrivano i nostri. Se non aprite subito, sfondiamo la porta. Veniamo, veniamo. Mica sto rubandovi il veleno. Oh, gioielli. Sono spariti i gioielli. Ma non sono qui i gioielli. Cretino, quante volte ti ho detto di non toccare niente. Momenti, svenivo, momenti. Beh, cosa c'è da ridere? Avete anche la voglia di ridere? No, è che tutte queste pellicce, no, signora, possono essere inquinate. Lo sai che non si può prendere altro che sia, solo quello che sia su. E io le pellicce ce le ho su. Anna, mosignor, non vorrei mica prenderci per fessi. Ogni volta che esce si mette tutte queste pellicce. Non solo, pure la coperta in testa si mette. Ho l'influenza, ho freddo, sto male, devo coprirmi. Lasciala che si faccia i cazzi suoi. Ignoranti, ignoranti e maleducati. Aspetta! Aspettami! Liberate la strada! Arturo, 8 persone, camere 228 e 229. A lei? Scala B. A quella parte? Triulzi Benita, più due bambini. 613, scala F. Prego. Marassi Angelo, camera 105. Scala A, sempre di là. Palmarini Renzo, 6 più due bambini, una famiglia. 226 e 227, scala B. Rovesi Giovanni, 2 più 2. Stanza 106 e 108, scala A. Sì, di là, di là. Ecco a lei, allora di qua. Andamos 107. Per favore, per favore. Maestro Russo, il condizionamento non c'è, funziona mica. C'è un grado, stiamo come le bestie qua. Fate attenzione, la pancia. Ho la pancia al sesto. Fatemi respirare, mi manca la voce. Lasci alza quella poltrona. E chi ha paura che te la scoglia quella poltrona? Chi ha il tuo coltello, secondo te? Calma, signore, state calmi, per cortesia. Permesso, per favore. Senta, mi scusi, ma i bagagli in macchina? Dopo, dopo, una cosa per volta, no? Ha ragione, tanto siamo in vacanza. A lei la chiave, signore. Ma seguino, invece di sognare. Oh, basta, non so. Basta, basta. Ma ti vedi Terroni rivestiti da capocchietti, ma pensa a te. Mamma, mamma, lì al centro c'è la madre di Sara e la sorella col fidanzato. Fermo qua. Hai visto? Tutti qua. Bene, bene, tutta in gingheri. Brava la burina, brava. Cottitina. Ma guarda che... Marco, spingili, Marco, spingili! Non spingete! Non spingete! Non spingete! Ma porca! Ma fermi! Insomma! Largo, largo! Fatela largo, ha bisogno d'aria! Certo, è anche l'aria condizionata, per forza! Non spingere! Il bambino! Ho perso il bambino! Il bambino! C'è, no? Ah no, è qua il bambino. Ti darei una sberla. Ma cosa spingi? Cosa spingi? Non ci stiamo mica tutti, no? Porca! Bello. Bello ambiente. Mobile elegante, confortevole. Designer anni 60, garantito. Forse stile 900. Boh,
Marco, interessati un po', eh? Guarda che da grande voglio che fai il designer, te, eh? Oh, mai sentito? Lo sai o non lo sai cos'è il designer, eh? Cos'è? Mamma, che caldo in questo albergo! C'è il condizionatore, basta regolarlo. Che lusso! Parla Giamaica, pare! Mettiti il bikini. Oh, sveglia, Marco! Vai in camera tua a svestirti! Coraggio, uomini, coraggio, una bella doccia! Mentre la mamma si trucca. Tutte le volte che lei si trucca noi ci dobbiamo lavare, chissà perché. Facile come divisione, eh? Come no? Gli immigrati da una parte e noi da quell'altra. Ma noi chi? Ma guarda quei due bamba dei figli dei clerici, guarda. C'è da vergognarsi a tenerli in squadra con noi. Su, tesoro, pulisciti la bocca. Camerieri, insomma, sono due ore che stiamo aspettando. Mio marito aveva dato anche la mancia. Ma guarda che modi! Ma no, mica è lui quello della mancia. Cosa c'entra cosa? È il principio, no? Eccolo, la famiglia di Pasqua ha già mangiato. Sono arrivati dopo di noi e hanno già mangiato. Ma no, non hanno mica mangiato, non vedi? E come se hanno mangiato, sono tutti alle... Ma no, Sara non è mica ancora arrivata. Tu li stai entrando adesso. E poi hanno la tovaglia tutta pulita, non vedi? Pulita? Sei sicuro? Ma sì, non vedi? Con la confusione tutta sta luce. Comunque se la tovaglia è pulita non hanno mangiato. Questo è poco ma è sicuro. E lo zucchero? Sì, signori, lo zucchero. Vogliamo dimenticarci dello zucchero? Dello zucchero seminato ogni giorno sulla moghetta. Ma sì, dimentichiamoci dello zucchero. Sorvoliamo per amore di patria. Dimentichiamo la pipì nei vasi da fiori, i fiammiferi nelle serrature, e buche fatte nelle porte, le volgari libertà con le cameriere. Sorvoliamo pure sui mille e mille vandalismi che distruggono la grande immagine di questo grande albergo. Ma questi vandalismi distruggono anche la vostra immagine, perché queste non sono cose da uomini, e ve lo dico in faccia, non sono cose da uomini. Da bestie, per chiarire, da bestie, bravo! Cosa vuole pretendere da questa parte? Ma pensa a te. Ma organizzate. Ma non avete sotto gli occhi il ristorante ogni giorno a fine turno che è come una stalla? Ma a questo penseremo noi. Da una parte le famiglie più ordinate e con meno bambini e dall'altra parte tutti gli altri. O bestiame volete dire, è vero? No, non voglio dire questo e nemmeno lo penso. E ti conviene? Ma non è per questo, non è per paura. Pure io sono del sud, pure io sono con voi, anch'io capisco il disagio della vostra situazione. Volete dire che l'albergo è troppo di lusso per noi? Sì, signore Vincenzo, è troppo di lusso. Qui siamo riverite, servite in tutto e per tutto, e questo è vero. Ma lavoriamo pure di più che a casa. Che là ci toccava di fare la spesa, di fare il bucato, di cucinare, ma perlomeno tenevamo le creature sane. E mo invece le dobbiamo tenere in questo albergo, in questa prigione a giocare, oppure in ospedale a causa del veleno. Finalmente uno che ha parlato bene. Brava la signora che ha detto delle cose giuste. I vostri figli qui in questo albergo stanno diventando tutti nevrastenici. Il perché è facile. A loro manca la strada, l'orto, il cane. E che so, ci manca la Sara. Io ve lo dico. Organizzatevi. Scusi. Come direttore di questo albergo vi dico che da oggi in poi l'amministrazione addebiterà ai responsabili qualsiasi danno provocato a persone o cose.
Turi, dai Turi, andiamo. Cioè, sì, che palle. Ma io vi dico una cosa, vi ripeto, per chi non vi organizzate, cercate di fare dei regali, che so, dei giocattoli da stare seduti, dei giochi di pazienza. Sì, così se li tirano in testa. E allora ci abbiamo pure la televisione, abbiamo 3 apparecchi per ogni settore. Io mio figlio lo voglio vicino, al massimo al piano di sotto. Ed è una discussione continua sui canali. Paisà, tu mi deludi troppo. E allora compratevi un televisore a pila e portatevelo nella stanza. È qui che vengono i ragazzi, qui al parco. Sapevo mica che c'era anche il ping pong. Facciamo una partita? No, adesso no. Ho il muscolo da massaggiare. Oggi ho fatto l'allenamento. 40 km in 59 minuti. Col falso piano, eh? Col falso piano? Eh sì. E gli uomini vanno dove? Gli uomini chi? Quelli grandi, tipo mio padre. Beh? Hanno posto qui in albergo, un posto dove si trovano. E sì che ce l'hanno. I vecchi saranno nelle stanze al piano terra, quelle 2 con la TV. I giovani stanno al bar. E le donne? Boh, sempre insieme. O in camera di qualcuna o su nella camera dei divani. Poi vanno dal parrucchiere e dal manicure. Tutto il tempo a criticare e a rompere stanno. E le ragazze? Potevi mica incominciare subito di qui. Ma no, no, dicevo per dire. Sara, l'hai visto o no? No, neanche il ristorante. E pensavo che magari non c'era se non c'era il ristorante. Non viene quasi più al ristorante. Dice che le fa venire brufo. Boh, mangia il rubo secondo me. Ma se uno lo vuole vedere, dove la vede? Dov'è? Un po' qua, un po' là. Non sa mai dove trovarla. Come le altre. Fanno i gruppetti nelle camere, cercano di stare con le donne. Dopo un po' le donne le cacciano via. Boh, e chi le cerca? Buongiorno. Ciao. Credevo che era Sara. Non è in camera. È andata in paese con sua madre, ma tra poco torna. E allora... allora ripasso. E ripassa. Arrivederci. Ciao. Marco, le dico che l'hai cercata. Grazie. Te, dove vai con questa macchina fotografica? Mi lasci! Fuori! Fuori di dosso! So che mille mani mi vuole avere per difendersi. Guarda, guarda, altri 2. Via, 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 non abbiamo niente da dire, amore, via, forza! Hanno appena dimesso 5 bambini malati, 2 sono entrati adesso. Qui non ci sta nessuno malato, può capire, ti viene a casa vostra. Non potete impedirci di entrare. Perché? Bedazzo, vedi che questa è casa nostra, sta capendo, sì o no? E vi trovate bene, come vi trovate? E avevo finito di andare a questo microfono davanti all'occhio, voi sapete dove te lo metto questo microfono, eh? Guarda che noi stiamo facendo il nostro lavoro. Ma perché ne venite a inquietare fino a qua? Perché non andate da quel mica del sindaco? Ma siete contenti del sindaco? Rispondete. Te, bamba, noi siamo contenti di tutti, capito, chiaro? Anche di stare qui? Smama, anche di stare. Ma noi vogliamo solo parlare con voi, sapere qualcosa. Mamma! Mamma! Forza, forza, Iamone, che vuoi sapere? Forza, parla, che del veleno, degli ammalati, ma della nostra veleno? Vita qui. Ma che veleno, ammalati, ma che stai dicendo? Qui non c'è veleno, non ci sono ammalati. Tu hai visto ammalati? No, io manco. Qui siamo in villeggiatura, siamo turisti, può capire sì o no? Siamo turisti. E la diossina, gli animali morti, i bambini ricoverati. Questi sono cazzi nostri. Ma che scangiassi, va, diossina con tetti frigio, ok? Lancio di una marca che ha bisogno della pubblicità. Largo, via, largo, via! Via. Lasciatevi qua! Agganciatevi, fate catena, su! Dietro. Lasciate passare! Sara! Sara! Zona B, è già bello che è capitato 2! È colpa della nuvola! Ah, va, sono i nervi! Sto casino che ha portato, però! Il veleno non c'entra mica, è la paura! Abbiamo finito di rimirare e parlare piano piano come se ci ha morti in casa? Abbiamo finito, sì o no?
No, è che si diceva che è meglio che mangino in camera i bambini malati. Ah, sì, eh? E gli altri? Chi li cura, gli altri? Li imbocca mio marito, li imbocca? Oppure li tiene buoni il direttore dell'albergo? Ma una soluzione la si può trovare, no? Ma quale soluzione, soluzione? Questo è l'albergo degli avvelenati dalla nuvola, sì o no? E allora, quegli altri che hanno avuto la fortuna di non avere i figli malati, si devono adattare. Senza tanti pissi pissi occhiate da baraccone. Portati via la frutta, visto che non la mangi. Io vado a giocare, ho preso l'appuntamento. Con chi? Coi figli del clerici. Coi figli del clerici, sicuro? Va bene, allora vai, ci vediamo più tardi. Ciao. Mi rispetto. Oh, non è niente, sai, è come il morbillo. Un ritardo non può essere. Un ritardo così mai l'ho avuto. Accidenti, accidenti, accidenti. Proprio adesso, proprio in un bel momento. E che cosa ci possiamo fare? Eh beh, qualcosa dobbiamo fare. Dante, io tengo i nervi giusti e a posto. E io a quella cosa non ci voglio manco pensare. E neanche tu ci... Cercavo Sara. Balle. Ma cosa sono tutte balle? Calma, calma, ve lo dico io come stanno le cose. Secondo me gli americani, è vero, ce l'hanno buttata la diossina nel vetro. Ma no, va apposta. Già, mi sbaglio. Secondo me sono stati proprio gli americani a tirare fuori la nuvola di veleno. Qui Radio Mosca. E perché a Vigernesce? Per esperimento, per fare un'altra guerra contro i comunisti. Non dire minchiate, dai. Insomma, io non ci credo che hanno fatto gli esperimenti nelle fabbriche per la guerra. Ah, no, 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 no. Quella hanno scritto anche sui giornali borghesi. La diossina è venuta fuori solo per sbaglio, lo sai benissimo. Ciao. Vedi che la voleva. Sara, l'hai vista? Eh no, la sto cercando. Falle compagnia. È incazzata, sempre sola. Sì, ma dov'è? Guardate che hanno fatto quelli del governo. Che schifo. Dico, ma come si può fare a mettere le fabbriche pericolose proprio dove ci stanno le case? A cosonno che c'è il governo, a cosonno. Non sono gli stessi che ci dà sto voto. Ma non si può mica ragionare con voi.
tirate fuori sempre la politica. Ma qui la politica non c'entra niente. Un incidente può succedere a tutti, no? Ma che cazzo dici? Come se fosse un incidente dei maghi. Guarda, che sono stati proprio gli svizzeri della fabbrica a rimetterci di più. Te lo immagini la barca di quattrini che perdono con sto incidente? Miliardi buttano via! Miliardi! E facciamoci una colletta, poveracci! Ma cosa fai qui al buio che fuori c'è il sole? Sono le 11. Non puoi stare tutto il giorno rinchiuso. Va bene che non hai niente da fare, ma tu non hai voglia di fare nemmeno quel niente. Insomma, alzati! Sempre giornaletti. Va bene che la scuola è sempre più chiusa, ma qualche ripasso mica ti fa male, sai. Prendi un po' esempio dai due clerici. Dovevi mica vederli ieri? Giocare con loro? Quelli sono dei bamba, l'ha detto anche il papà. Mica c'erano all'appuntamento. Oh, su, fuori, aria, sole. All'una puntuale, al ristorante, mi raccomando. E guarda che comperato i tovaglioli di carta. D'ora in poi usiamo i nostri, quelli non si toccano più, d'accordo? Mi raccomando. Dove va? A fare Ghigo. Col poker? Dai, vieni anche tu, ci chiami 5, li preghiamo. Sono mica mummie questi, o sì? Ma no, è taglieri che rompono, giocano alle mummie. Si dipingono la faccia da malati e poi fanno gli indiani. È carta igienica? Già, carta da cesso, ma che testa di cazzo. Sara è malata. Malata? Come malata? Boh, che ne so, lettice e fegato, comunque a letto. E da quando è che è a letto? Da ieri, tutto al buio. Allora non provarci, se entra qualcuno si incazza. Ma che vuoi? Ma come? La televisione dà la notizia del secolo e tu te la perdesti. Che notizia? L'amaro, Bartoli. Ma come che notizia? La posso contare allora? Vai. Un tuo compare, quello del Vietnam, c'ha un amico, no? Stamico, come si chiama? Non me lo ricordo. Tung ha parlato alla televisione e l'ha detto proprio lui, Tung, testuale parole. L'ha detto Tung, che l'arma migliore contro la diossina è... Indovini. Il sapone. Come si può fare il sapone? Ah, oh, certo che io ci facessi un applauso a questo Tung. Un applauso per Tung! I comunisti l'hanno trovata l'arma segreta, il sapone. Noi credevamo che il sapone era da mangiare, invece serve per vincere le guerre, il sapone. Già, i terroni credono che un sapone è una cosa che si mangia. Ma io mica il sapone a qui! Ma Fordì, Pasqua, ma stiamo scherzando. E che? E poi lo sai come c'è? Come c'è? Razzista e provocatore. Oh, ma allora terrone vero sei, scusa. Che ti accendi come un fiammifero? Ah, stamone, che stiamo scherzando? Stiamo scherzando. Dalla che bordello chi faceva? Ehi, Bart, porta qua un'altra mano che sto fece tutto il suo bordello, cara. E che modo si... Vi chiediamo scusa, è solo pochi minuti di attenzione. Vorremmo che guardasse queste fotografie. Sono materiali del Vietnam, documenti tremendi che la stampa e guarda, tutti i mass media vogliono nascondere, occultare. Guardate i risultati della diossina, le future conseguenze del veleno. Guardate e riflettete, ragazzi, guardate. Poi ne discutiamo. Due caffè, qui per favore. Qui non c'è niente da guardare, poco da discutere. Fa? Forza, datemi le fotografie. Aria, fatemi sgomberare. Il caffè, casa, se volete, andate a berlo con le vostre amiche. Ma noi vogliamo parlare con tutti, via, anche con le vostre donne. Tornate a Milano, in fretta. Guardate che non tira mica aria tanto buona qua per voi, capito? Come sarebbe a dire? Sarebbe a dire che le signorine femministe di Milano è ora che vanno a nanna. Con le buone e con le cattive, capito? Voi non avete nessun diritto. Sì, va bene, ma noi il diritto ce lo prendiamo. E nel caso vi prendete pure un bel rovescio. Sentito? E basta, lasciaci andare. Dai, fa la brava, mamma. Ti lascio perché sei vecchio e lardo. Forza, filare. Bravi. Di palle. Di maschi che interviene. Questa è violenza. Certo, noi siamo maschi e violenti. Perché non lo sapevi mica? E voi, Pinelle, cosa fate ancora in piedi a quest'ora? Forza, in camera a dormire. Andiamo, pedalare. Fuori dai piedi. Sempre in giro fino a tardi a rompere. Andiamo. Ci stavamo guardando le fotografie, si piega tutto coso. La riunione non è mica per voi, ragazzi. A voi vi aspetto l'oratorio. Non vi ho più visti all'oratorio, eh? Ricordatevi che siete sempre i miei parrocchiani. Adesso voi, ragazzi, andate, eh? Che la riunione è solo per le donne, su. Poveri figli, gli manca l'oratorio, la dottrina, i tornei di pallone. Sì. Ma ringraziamo la provvidenza, va. Sono sani.
Figurati. Grazie, Don Beppe. E preghiere? Preghiere le dicono sempre. La moda non sa se a Don Peppe gli va bene, sa? Io dico guarda, no. Guarda, c'è anche la preside della materna. Non si sente un cazzo. Il parroco sarà venuto a dire alle donne di non dar retta a quelle zingare di ieri sera. Saranno zingare comuniste. Ma che zingare, ma che comuniste? E poi figurati, oggi i comunisti che pare ci sono con la camicia. Mio padre dice che la politica è una cosa sporca. Non parla mai di politica, mai. Solo per dire quanto sono teste di cavolo quelli che ci governano. Dice anche che lui lavora 80 ore la settimana e non ha mica tempo per quelle balle lì. Dice che la politica va bene per gli operai e gli studenti, che hanno il tempo libero. Beh, io vado. Facciamo mica un ping pong? No, un appuntamento. Una volta il massaggio, oggi l'appuntamento. Va a trovare Sara, mia madre è fuori con l'Assuntina. Sì, ma vuole. Boh, prova. Chi è? Marco! Aspetta. Momento. Entra. Cosa ti succede? A casa tua tenevate sempre la porta aperta. E qui in albergo ti chiudi a chiave. Hai paura? Non è che ho paura. Mi scoccia se qualcuno mi vede. Ti scoccia perché? Mi scoccia perché mi scoccia. Anche se ti vedo io ti scoccia. Anche. Ho capito, me ne vado. No, non voglio che te ne vai. E non stare lì come un pirla. Raccontami qualcosa. Cosa vuoi che ti racconto? Non succede mai niente. È come quell'anno che eravamo a Cervia e ha piovuto tutto il tempo. Siamo stati 15 giorni chiusi in albergo. Perché? Piove? Ma no che non piove, è bello. Pioveva a Cervia. Allora non dire pirlate. E poi non me ne frega niente di quando pioveva a Cervia. Oggi sei inversa. Io sono inversa e tu sei un pirla. E piantala con quel fumetto! Hai visto come si mangia male in questo albergo? Non mi pare che si mangia male. Oggi la pasta asciutta era buona. È un mangiare che fa venire i brufoli. Tu non li hai, i brufoli? No, io no. Magari non te ne accorgi. Sei così pirla che i brufoli non te ne accorgi. Oggi ce l'hai con me. No, che non ce l'ho con te. Ti ho portato la mia gatta quando credevo che era malata. Malata? Era avvelenata. È morta di veleno. Non è morta di veleno, non dire cazzate. L'hai soffocata tu, dentro al tuo giaccone. Non te lo sei mai levato e faceva così caldo. E lei aveva la febbre, così è morta soffocata. Cos'hai da guardarmi? Cerco di vederti in faccia. Te l'ho detto, mi scoccia se mi vedi. Hai una faccia strana. Ho una faccia strana perché sono dimagrita. Sono dimagrita perché da una settimana non mangio. E perché non mangi? Te l'ho detto, è mangiare che fa venire i brufoli. Ho voglia di tornare a casa, a mangiare il mangiare di casa. Il veleno non c'è più, le mosche sono tornate. Non sono tornate, sono morte. Quelle di adesso sono altre mosche, venute da lontano. A quest'ora saranno morte anche loro, l'ha detto Pasquale. Uffa, ma piantala di dire cazzate!
Beh, ciao. Ciao, domani torno. Mica male è Dori, la soubrettina è volonterona e si farà danno di usaprire. La soubrette, detta bambola di velluto, il massimo del sexy concesso alla resina. Il massimo del sexy maschile invece è rappresentato da nuvola canora di Edo Edi e lei al Nitorino. Un bel ragazzo con la testa tenuta insieme dalla brillantina. Vieni fuori un momento, devo farti vedere una cosa. Ma mica qui. No, il segreto. Dai. Che palle. Allora, questa cosa, sto segreto. Sono tornate le zingare. Le femministe. Tante, mica sono riusciti a cacciarle. Dove sono? Boh. Adesso forse se ne sono andate. Prima erano al bar, hanno detto il futuro. E tu? Tu eri lì? Sì, fino alla fine. Hanno detto che per colpa del veleno della nuvola nascono dei bambini orribili, col muso come le lepri, oppure come i lupi, e le mani attaccate alle spalle. Poi le zingare se ne sono andate ed io sono uscito. In corridoio ne ho incontrata una. Ho domandato alla zingara una fotografia. E lei mi ha dato questa. La ro le po rino. Vorrà dire labbro di lepre. Ma le lepri sono carine, un po' come i conigli. Non fa un'impressione come questa. La dai da tenere un po'. Sì, ma devi farla vedere in giro. Soprattutto alle donne. La zingara me l'ha data. Me l'ha data con questo patto. E io ho detto, giuro. Thank you.
morire di animali, bambini in ospedale, recinzione dei campi inquinati, evacuazione di quasi 700 persone. Il dramma di Seveso rivive adesso in un film, La lepre con la faccia di bambina. La prima parte è stata trasmessa questa sera su Rai 2, realizzato da Gianni Serra e interpretato da numerosi attori, da Franca Rame a Riccardo Cucciolla, da Lidia Alfonsi a Amanda Sandrelli. Vediamone alcune immagini, poi parleremo di Seveso con Laura Conti. Quel disco partito! Chiudi, pirla! Cosa ha fatto? Contatto, guarda! È saltata la valvola, Non respirare! Va, è arrivato il trucco! Ma siete duosi? Ma cosa fate? Siete matti, tutti matti? Calma, state calmi, non è niente di grave! Ma va a ranare il giurigo! Non c'è pericolo, vi dico, nessun pericolo! E spegnete bene quel fuoco! Perché avete bruciato gli abiti? La roba inquinata non si brucia fra tanti idioti! Mamma, dov'è che li hanno portati gli sfollati? In un albergo vicino a Milano, un albergo di gran lusso. Sta tranquillo che quelli si sanno far trattare molto bene. Gli hanno fatto lasciare a casa tutti gli stracci e li hanno rivestiti da capo a piedi. Mamma, anch'io sono rivestito da capo a piedi. Mi ha rivestito la zia Irma. Anche le scarpe. Aveva schifo delle mie scarpe, come te con quelle da pallone che avevo imprestato a tu. Insomma, basta, sta zitto, lasciami guidare. Veleno, se mi baci ti do il mio veleno. Forza, andiamo via, via, via di qua, forza, Pirletti, via, via. Pirla Luca, il fatto che sta pur, per capisminga che guarda, rino. Guarda il sergente. Plutone, attenti. La contaminazione. I fascisti non sono loro, ma quelli che comandano. Questi sono ragazzi di leva, poveracci. Ho dimenticato il visone. Allora, rompere le balle che te ne compro 100 di visoni. Forza, adesso sali in macchina. Dai, su, vieni qui. Sali in macchina, cretino. Questo dunque un estratto del film Una lepre con la faccia di bambina di Gianni Serra, la seconda parte, lo ricordiamo, la vedremo domani sera alle 20.30 su questa stessa rete. Il film di Serra è stato tratto da un romanzo che ha lo stesso titolo, la cui autrice, Laura Conti, è nei nostri studi di Milano. Buonasera. Laura Conti, studiosa di ecologia, all'epoca dei fatti di Seveso nel 76 esercitava la sua professione di medico. Perché ha scritto questo libro? Fondamentalmente per far capire non solo quello che era accaduto oggettivamente, ma un'atmosfera, il modo soggettivo in cui le cose venivano vissute. E questo mi pare che nel film sia stato colto molto bene, non solo i fatti di cronaca, diciamo, ma il modo in cui vengono vissuti. E quello che mi impressionò e che ho cercato di trasferire nel libro, e mi pare che venga fuori anche nel film, è una atmosfera di insincerità. Venivano dette delle verità, ma non erano complete, erano parziali o tendenziose. E io mi sono chiesta
Anche perché vivevo la mia vita professionale fra i ragazzini. Io lavoravo nei servizi di medicina scolastica di un comune abbastanza simile a Seveso come composizione sociale. Io mi chiedevo come fanno i giovani a entrare in questo mondo menzognero, che è il mondo costruito dagli adulti. E purtroppo noi abbiamo visto negli anni successivi a Seveso che l'insincerità, soprattutto rispetto ai problemi dell'ambiente, è un dato comune, non è fra l'altro neppure soltanto italiano. Basti pensare che dopo Chernobyl è venuto fuori, almeno probabilmente una parte, di tutte le reticenze intorno agli incidenti nucleari, di tutte le omissioni, più che le bugie vere e proprie. Si tratta di tendenziosità, di omissione, di reticenza. Forse anche di impreparazione. Vorrei dire, che cosa ti ha insegnato Seveso, al di là del suo libro e quindi poi del film? L'impreparazione è un altro problema rispetto alla reticenza. Effettivamente Seveso ci ha spiegato che noi abbiamo costruito una società industriale pericolosa, rischiosa, senza esserci preparati ad affrontare questi rischi. Questo è stato l'insegnamento fondamentale che è stato accolto da Seveso e che a livello europeo si è trasformato poi nelle direttive Seveso. Si è compreso il fondamentale errore che è implicito nel costruire prima le situazioni di rischio e poi pensare a come si fa a difendersi dai rischi. Questo lo si è imparato sul piano teorico. E quanto poi sia stato attuato in pratica, beh, questo è un altro conto. È stato attuato in una misura molto, molto ridotta. Ma a 13 anni di distanza, per concludere, le cose sono comunque cambiate, possiamo dirlo? Le cose, certo, sono cambiate in direzioni diverse. È cambiato l'orientamento dell'opinione pubblica, che 13 anni fa si lasciò sopraffare e sconvolgere da una notizia inattesa. Oggi l'opinione pubblica è più avvertita e si informa attivamente e indaga sulla situazione ambientale. Certe misure di prevenzione, per esempio una indagine sistematica sullo stato di salute della popolazione, che in occasione di Seveso si vide che è uno strumento fondamentale per combattere il rischio, in certe zone d'Italia sono state prese. In certe zone d'Italia queste misure atte a conoscere meglio lo stato di salute sono state prese, però questo non è generalizzato, questo non è avvenuto in tutta l'Italia. In terzo luogo, è cambiata la dimensione del rischio, è molto maggiore di quella che si poteva ritenere ai tempi di Seveso. Questa dimensione maggiore dell'inquinamento, come si svela di giorno in giorno, per esempio con la scoperta di tutti i territori inquinati e le acque inquinate dalle discariche di rifiuti tossici e nocivi, questa dimensione maggiore del danno che è stato perpetrato, dimensione maggiore di quella che allora si riteneva, questa normalità del fatto di inquinamento, mentre allora si pensava che quello fosse un evento del tutto eccezionale, questo ha creato delle situazioni di maggiore tensione che certamente tutti hanno ben chiare in mente, direi. L'industria è più preoccupata di allora della necessità di una riconversione che non sarà episodica, sporadica, ma dovrà essere un problema generale, e la popolazione ha delle esigenze maggiori. Questa è la ragione di una maggior tensione. Grazie. E adesso un servizio dalla Francia. Le celebrazioni dedicate...
intrusi. Eh? Le bestie della mia casa, via Belsito 7, zona A. Volevo sapere, le avete mica ancora ammazzate, no? In zona A le bestie le abbiamo già ammazzate tutte da un bel po'. Queste sono della zona B. Grazie. Lei è il dermatologo? No, no, il bambino qua, senza sfogliarlo. Lei vada a segnare il nome e a firmare. Negativo, dentro un altro. Guardi, io glielo dico in faccia, sa. Non ho mai visto una visita medica fatta così. Fatta coi piedi, per capirci. Ma tanto io lo sapevo. E sa che cosa le dico? Che non me ne importa niente. Perché tanto io mio figlio, se occorre, lo porto dai migliori specialisti. A pagamento. Mica da quelli come lei. Si figuri se mi fido, si figuri. Certo, certo. Vada, signora, vada. Si accomodi. Vado, vado. Bravi, bravi medici. I medici a gratis. Bravi scrupolosi. Ma fatemi il piacere. Sei andata dal medico, anche tu. Cosa ne sai tu? Me l'ha detto Pasquale. La mamma credeva che ero malata dell'intestino. Credeva, ragazzi, che era il mangiare. Invece no. Invece no. Stupido, non è il veleno della nuvola. Non è l'intestino, ma neanche il veleno. È un'altra cosa. Che cosa? Boh. Insomma, cos'è? Perché mi fai misteri? Il dottore ha detto che sono gli ormoni. Ha detto con gli ormoni nel sangue, finalmente. Ma gli ormoni sono quelle cose che fanno diventare forti. Non è che fanno ammalare. Parla piano. Gli ormoni fanno venire i brufoli. I brufoli non sono mica una malattia. E poi non è che fanno diventare solo forti. Fanno diventare uomini oppure donne. Cos'è che ti fanno? Fanno venire i brufoli. Poi i brufoli vanno via quando si fa il fidanzato o la fidanzata. Ma tu non sei mica ancora una donna. Non è che ti puoi fare il fidanzato. Le meridionali diventano donne presto. L'Assuntina è diventata donna a 12 anni e le sono venuti i brufoli. Ma va, non è mica vero che si capisce dai brufoli che una è diventata donna. Anche. Non è che a tutte gli vengono i brufoli. Certo che non è dai brufoli, si capisce da altre cose. Quali cose? Beh, si sta male, si ha mal di testa, mal di pancia, viene giù il sangue. Da dove? Si sporcano le mutandine, per non sporcare le mutande si mettono gli assorbenti. Ma tu non sai proprio niente. Avrei pur visto dei panni insanguinati in casa qualche volta. A casa mia, con la mamma e l'Assuntina, i panni insanguinati qualche volta li ho visti. In principio mi sono spaventata, poi ho capito. E così adesso ti verrà il sangue? Il dottore dice che viene presto. All'Assuntina a 12 anni le sono venuti i brufoli, poi dopo 3 mesi le è venuto il sangue. Ma basta! Cos'è che adesso mi fa il muso? No, che non faccio il muso. Sì, che mi fa il muso. Perché io sto diventando donna e posso farmi il fidanzato. E tu non sei diventata ancora uomo. Ma le donne fanno prima degli uomini, sai. Soprattutto le meridionali. Ma non faccio il muso. Sei tu che sei allegra. Sei contenta perché diventi donna? Oddio, Marco. Non capisci perché sono contenta. Sono contenta perché divento una donna, sì. Ma sono contenta anche perché ho avuto tanta paura. Paura? Paura che quei brufoli venivano dal veleno della nuvola, che mi facevano su anche me come una mummia, coi buchi per gli occhi. Pensavo a Carmelina, alle bestie morte. Pensavo che le avevo toccate, che avevo mangiato la frutta avvelenata. Avevo paura. Allora dicevo come la mamma, che era il mangiare dell'albergo. Anch'io ho toccato le bestie morte. Carmelina mi è morta addosso. Allora sei contento anche tu che il dottore ha detto che brufoli e che divento donna? Così ieri hai detto una stupidata, che la gatta l'ho ammazzata io. Certo che era una cazzata. Ti ho detto perché l'ho detta. Thank you.
Non parliamo, il problema è che si risolve da solo. Ma manco con le parole si risolve. Appunto per questo dobbiamo prendere una decisione, no? Tu già l'hai presa, lo so. Ma io non sono d'accordo. C'è poco da essere d'accordo, Assuntina. Se una cosa è necessaria, si fa e basta. Io non lo voglio fare. Pensa alle conseguenze. È alle conseguenze che devi pensare, no a quello che ti va o non ti va. Non mi importa di quello che succede. Ah, non ti importa? No. Ma li hai visti quei bambini, tutti fasciati? Hai visto la foto di quella bambina? Hai visto com'era conciata? Prima ci dovevamo pensare. Ma lascialo stare il prima. Noi dobbiamo pensarci adesso e prima che sia troppo tardi. Noi dobbiamo prendere una decisione, qua e subito. Per me no, e non resta. Ma ammazzo piuttosto. No, Non metterteci anche tu, Non metterteci anche tu a dire pirlate come una vecchia bambina. Ti accende i ceri mentre cammina a Sant'Antonio. Funziona, ha sempre funzionato. Sant'Antonio non ti abbandona, sei per questo. Cosa c'entra cosa Sant'Antonio? Tu l'hai nominato. Si può mica parlare con te, Devi anche discutere. E vatti! È successo. E tanti saluti anche. Ciao, Sara. Giorni che ti cerco. Sono le 7. Cosa fai qui alle 7? Al sole come una signora. Non hai freddo? Il sole asciuga i brufoli, li secca. Vieni al ristorante. Tra poco c'è il turno del caffè e latte. Turi mi ha fatto vedere la tua fotografia del cinese. È un bambino del Vietnam, mica un cinese. Lo so, cambia niente. Io capisco che il veleno della nuvola fa male ai bambini che ci sono già, ma ai bambini che non ci sono ancora. Le zingare raccontano balle, secondo me. Ma i bambini che non ci sono ancora, ci sono già, stanno nella pancia della madre. E se la madre prende il veleno, gli fa male anche a lui? Gli fa venire il muso dalla lepre? Sì, il veleno passa col sangue. In quel paese là, il Vietnam, dice che ce n'è tanti di bambini col muso della lepre. Tanti. Anche più brutti del cinese della foto. Chissà com'è un paese dove tutti i bambini hanno il muso della lepre. Forse le lepri hanno la faccia di bambina. Sei un cretino! Ma va, cosa te ne frega dei bambini col muso della lepre? Tanto tu mica devi avere un bambino. Uno non pensa mica solo a quello che gli succede a lui. Uno pensa anche agli altri. Che altri? Le vacche del seminario erano tutte gravide. Due hanno partorito troppo presto, i vitellini erano morti. Una aveva due teste, l'altra aveva la pelle di pesce. Così anche i vitelli, quando sono nella pancia della madre, possono prendere il veleno? Certo, anche loro. L'Assuntina ha litigato col fidanzato. E allora com'è? Lui non la sposa più. Non è che non la sposa più, vuole farle fare una cosa, ma l'Assuntina non vuole. Dice che piuttosto si ammazza. Perché deve ammazzarsi? Non la fai, basta. E già, ma non può farne a meno. Questo è il fatto. Ma com'è sta storia? Se non può farne a meno, allora ha ragione il fidanzato. Non puoi capire. Sembri mia madre, perché non posso capire? Perché sei un uomo. Se sono i miei genitori, non posso capire perché sono un bambino. Se sei tu, non posso capire perché sono un uomo. Boh, non capisco. Vedi, uomo bambino non capisci uguale. Se poi sei uomo capisci ancora meno.
Ha scorto il laboratorio proprio bella grossa. Eh sì. Hai avuto un colpo di genio, brava. È appena 3 giorni prima della nuvola. I prezzi sono già aumentati del 10. Soprattutto la tappezzeria va forte. So mica che prezzo vendere, però. Ah, già. Quel commerciante veneto ha detto, naturalmente è sotto costo. Beh, mica è facile fare il prezzo, eh no? Bisogna calcolare il sovrapprezzo camionista, che mica sarà poco perché il rischio è alto. Comunque il guadagno è sicuro e tanto. Netto e pulito anche. Il materiale del laboratorio è tutto inventariato. Le ricevute le ho tutte io. Prima di muoverci aspettiamo l'anticipo della regione. Questioni di giorni ormai. Poi ci sono i soldi della fabbrica. La fabbrica deve pagare il danno, il mancato guadagno e il materiale inventariato. Che una volta venduto rende minimo 3 volte, in conclusione. Ah, senz'altro. Ma la roba del laboratorio non è mica sporca di veleno? Cosa? Ma che sono tutte balle. E se dopo venduto il veleno fa nascere bambini col muso della lepre? Ma con chi hai parlato? A chi è dato retta? Quest'albergo è una rovina, c'è troppa gentaglia. Io non lo posso mica controllare dalla mattina alla sera. Io non ce la faccio più. Ale, seminiamo pidocchi. Brava, brava. Bastava mica la terrona. Anche i camerieri ci si mettono adesso. Chi stai a tua casa, vedi? Quel triangolino. Sì, la strada comincia qua. E la casa di Sara, dove? Qua. Chi stai a noi? Ah, mica vedo. Là dove c'è scritto 28? Sì, esattamente. E guarda qui, qui c'è scritto 19. E ci hanno fatto evacuare a tutti. È la nostra zona. E invece lì nella zona B c'hanno scritto 40. Beati loro che se ne stanno a casa. Se ne stanno a casa a lavorare, a rubarci la clientela. Vedi qui, a casa tua 12 c'è scritto, a casa mia invece 6,50, lo vedi, no? Forza, gente, forza, dai, diamoci da fare. Sta entrando l'assessore. Perché nella zona A hanno evacuato anche quelli che avevano l'inquinamento basso? E invece nella zona B quelli che avevano l'inquinamento alto non li hanno fatti sfollare, perché? Non è mica solo nella zona B l'inquinamento alto. L'inquinamento alto c'è anche nella zona C. Dalla bacchetta. Qui e qui i bambini malati tantissimi. E qui 180 conigli morti. Possibile che non c'è l'inquinamento? L'inquinamento c'è, è molto alto. Ma i certificati dei laboratori d'analisi sono falsi e dicono che non c'è l'inquinamento. Ma lo sapete il perché? Perché qui ci sono le grandi industrie. Se mettevano il quartiere nel settore A o anche nel settore B, avrebbero dovuto chiudere tutte queste fabbriche. Questa qui e questa qui. Operai sul lastrico, indennizi da pagare. Vi figurate? Fin quando si tratta di laboratori d'artigiano, chiudono e chi se ne frega, ma quando c'è di mezzo la grande industria, allora è un'altra storia. Venduti all'industria, che governanti di merda! Bravo! Un momento! Caro assessore, non è mica solo l'industriale che fa l'alto e il basso sulla diossina. Ce ne sono ben altri che fanno speculazioni sulla diossina. Perché i radicali e i comunisti si muovono tanto, eh? E cosa mi dite della Chiesa, eh? Io non posso mica parlare chiaro, ci sono dei ragazzi qui, ma noi ci capiamo bene, vera? Perché le signore femministe vogliono fare riunioni con le nostre donne, eh? Perché vengono a rompere? Perché distribuiscono fotomontaggi e raccontano un sacco di balle, eh? E perché i radicali e i comunisti gli danno corda, eh? Aborto libero, eh? Ringraziando la diossina. L'ha già detto lei, no? Non è mica il momento di parlare seriamente di cose delicate che scottano. L'ha già detto e dimostrato proprio lei, eh? Papà, papà, hai sbagliato. Mica è la strada per Milano questa. Lo so, stai buono, ho cambiato idea. E dove andiamo? Sta zitto un po', non disturbare papà che devi guidare. Cosa vuol dire aborto? Come? Aborto, cosa vuol dire? Ma chi te le insegna queste parole? L'ha detta il commendator Marassi, il cognato del ragionier Clerici. Ma sì, oggi con l'assessore. L'ha cantata chiara l'assessore. Ah, gran brava persona il commendatore. Fine, energica. A proposito, Marco, hai studiato oggi? Sì. Bravo. Ma aborto, cosa vuol dire? Ma niente! So mica bene io. Viene dal latino, credo. Vuol dire senza orto, mi pare. Senza orto.
Siamo in B o in C? Zona B, zona B. È questa che mi interessa. Perché? Perché è proibito lavorare, lavorano lo stesso, perché? Mascalzoni. E adesso silenzio assoluto. Nessuno deve aprire bocca. Non puoi mica stare qua. In zona B è proibito lavorare. Lo so. Allora cosa fai? Perché sei venuta? Indovina. Io lo so perché sei venuta. Perché? Ad aspettare. Cosa? Ho visto, cosa credi? Cosa hai visto? Ho visto. Non fare il pirla, cos'è che hai visto? Parla, no? Le corse con Luigi, il cameriere. Sei proprio un pirla. Aspettavo te, aspettavo. Sapevo che venivi. A spiare chi lavora di nascosto. Andiamo, va. Mascalzoni delinquenti. Adesso ci metto io un po' di strizza, sta a vedere. Mi faccio andare a letto di corsa, altro che lavoro. Voi, io geometre Salviati e la mia signora, noi ci diciamo a voi buonanotte. Buonanotte e attenzione. Voi silenzio sulla zona B e voi silenzio sulla zona A. Acqua, mosca, da capì, pirloni? Va bene, signorina, si rivesta. Chiami la madre. È permesso? Venga, venga. Voglio che senta anche lei. Dunque, derma, fegato, reni, cuore, pressione, circolazione, è tutto a posto. Anche il feto è sanissimo. Non ho riscontrato alcun sintomo che faccia autorizzare un intervento. Mi sono spiegato, vero? Sì, signore. Voi dite che... Insomma, st'operazione. La potete fare, la volete fare? No. O non la volete? Assolutamente no. È una bestia. Come si fa a dire no dopo tutto quello che è successo? Si vede che era destino. Destino? Destino che? Che l'operazione non la dovevo fare. Ma un dottore che dice di no non è il destino, è un pirla di dottore che dice di no e basta. E io ti porto in un altro ospedale. Guardate, cosa crede quella bestia? No, signore, tu ora mi riporti in albergo e la facciamo finita. Cosa? Io non mi faccio visitare più. Già non volevo fare questa figura. Un'altra... Ma un'altra che? Un'altra che? Hai capito benissimo, io non mi faccio visitare più. Ma è assurdo! Mi dispiace, Dante. Si vede che è scritto. È scritto? E se è scritto no è no, io l'operazione non la faccio. Mica in centro, eh? Corso Buenos Aires, zona popolare. Bevedessi i prezzi alle stelle. Sì, ma sbrigati, eh? Perché gli svizzeri cominciano a pagare. L'onorevole ha promesso che mi darà una mano e non soltanto sul laboratorio. Beh, tempo domani e io ho finito. Bella che è finito anche l'inventario della casa. Cosa credi, che batta la fiacca? No, no. Questa è una specialità di Marco. Vero, Marco? Mica colpa mia se la scuola un po' la chiudono e un po' la aprono. Ah, sì, eh? Questa è una vergogna, eh? Già. Papà, ma perché tu e la mamma non avete detto niente a nessuno? Cosa? A nessuno cosa? Della zona B. Perché non avete detto niente a nessuno di quelli della zona B? Perché non avete detto niente dell'Anzani e del Villa, che fanno finta di andare a dormire e invece lavorano di notte?
Impara, Marco, impara. Impara dai tuoi genitori. Impara che delle volte bisogna essere buoni a tacere, perché non si sa mica quello che può succedere domani, eh? Magari oggi noi guardiamo il pelo nell'uovo in quello che fanno gli altri, e domani gli altri vengono a vedere il pelo nell'uovo in quello che facciamo noi. Te capì? Te capì perché non abbiamo parlato del Lanzani e del Villa? È per questo che il Vangelo dice di non guardare la pagliuzza nell'occhio del fratello. Bravo, Marco. È proprio per questo. Hai capito tutto, bravo. Il nostro Marco incomincia a capire le cose. Incomincia a diventare un vero uomo. Senti, ti meriti un premio, sai. Domani sai cosa facciamo? Ti porto a vedere il capannone nuovo che ho trovato io. Sì, sì. Visto, Marco? Domattina con papà. Il pomeriggio con la mamma a Como a vedere i prezzi. Tu li segni sul notes e mi aiuti. Contento? D'accordo? Eh? Vedrai che meraviglia. A Milano? A Como. Con tua madre? Sì, è tutto il giorno che rompe. Vuole che vada a scrivere con lei i prezzi della roba sul notes. E poi rompe, vuole scrivere lei. Sulla superstrada c'è pieno di cani magri. Agitano la coda. Sono i cani dei milanesi. Perché dei milanesi? I milanesi comprano i cani, ma poi in vacanza gli alberghi del mare non li vogliono e li mollano da qualche parte. È vero, mi prendi per il sedere? Ma che ti prendo per il culo? Sai cosa fanno i milanesi? Sai che la regione ha fatto dei recinti e ci hanno messo dentro dei conigli a mangiare l'erba? Così se muoiono vuol dire che in quella terra c'è il veleno della nuvola. Beh, i milanesi hanno scoperto questi recinti e ci hanno buttato dentro i cani. Così i cani hanno mangiato i conigli avvelenati e sono morti avvelenati anche loro. Se non ci credi, chiediglielo a Pasquale. Gliel'ha detto Matteo Pasquale. Chi è Matteo? Un compagno di Sara, che adesso non c'è più. È tornato in Sicilia dai parenti. Sara l'hanno ricoverata in ospedale. Quando? Quei brufoli della nuvola erano diventati gravi. Ma il medico del mutuo aveva detto che il veleno non c'entrava mica con i brufoli di Sara. Un pirla oppure uno stronzo, pagato dalla fabbrica per dire che il loro veleno non fa male. È all'ospedale nuovo. Va a trovarla. Domani è giorno di visita, puoi andarci con Pasquale. Ma domani riapre la scuola. Cosa te ne frega della scuola? Tanta scuola ormai chi è che ci va? Un giorno a scuola, una settimana a casa. E poi chi c'è a scuola? È vuota la scuola. I figli dei Terroni sono quasi tutti rispediti. Cacci su un'arancia e i giornaletti. Come ti senti? Ecco, vediste? Pure io devo buttare. Beh, intanto che parlate, io vado a trovare un amico mio, ricoverato in medicina. È un operaio della fabbrica, il suo amico. Ha male al fegato. Metà dei suoi compagni hanno male al fegato. Forse è il veleno della nuvola, forse muore. Ma te com'è che ti hanno portata qui? È stato Pasquale a portarmi dallo specialista. Lui a quelle cazzate del medico della mutua non ci credeva. E poi i brufoli crescevano. Così mi hanno ricoverata d'urgenza. Hanno detto che erano tutte cazzate quelle storie degli ormoni. Era proprio il veleno della nuvola. E tua madre cosa ha detto? Non voleva. Non lo vuole sapere che ho preso il veleno. Forse a FIFA. E te? Hai FIFA? Boh, no, non me ne frega niente. Sulla superstrada c'è tanti cani.
Cos'è che ci fanno i cani sulla superstrada? Li hanno portati i milanesi. Ah. Per ammazzarli. Vedi quella? Rompe. È una deficiente e rompe. Pensa che è deficiente. La sera fa il giro dei letti quando siamo addormentate. E guarda com'è che teniamo le mani. Se uno ha le mani sotto le coperte, gliele prende e gliele tira fuori. E allora cosa succede? Quelle che hanno voglia di toccarsi stanno con le mani di fuori e aspettano che lei se n'è andata. Io invece fingo di dormire e le mani le tengo sotto, per sfotterla. E la Suntina come sta? Ha fatto poi quello che voleva il fidanzato? L'operazione. Voleva farla in questo ospedale, ma qui c'è un primario che non vuole. Come fa a non volere? Se la Suntina è malata e ha bisogno dell'operazione, lui l'operazione la deve fare. Ha bisogno dell'operazione, ma non è che è malata. Tu non puoi capire. Eh già, sempre la stessa storia. Io non posso capire. Perché tiri su col naso? Non ti viene mica da piangere per la Suntina, spero. Se la Suntina non è malata e ha bisogno dell'operazione, perché ti viene da piangere? Perché il fidanzato non vuole capirla. Quando io sono venuta in ospedale, lei si è decisa a farsi operare, visto come ero conciata io. E anche il mio dottore ha detto che non c'era da scherzare e lei era proprio convinta. Ma poi il primario che doveva operarla ha detto no. E allora la Suntina ha detto che era segnato, che non doveva farlo. Il fidanzato si è incazzato. Non capisco mica bene. Tu non puoi capire. Perché sono un uomo, lo so. Sorella! Venga, guardi che patatrac! Scendi subito. Vieni qui. Ma insomma, è mai possibile? È sempre durante le giornate di visita che succedono i disastri. Dai che ci sia una giornata tranquilla. Ma la vuoi capire che questa fasciatura te la devi tenere, sì o no? Deficienti, mamma, cosa c'è da ridere? Lasciali ridere, vieni a rifarti la fasciatura. No, aspetta. Non spegnere. Sono le 2:00, quasi le 3:00. Mi sono svegliato un minuto fa con il mal di stomaco. Sei nervoso, sì? No, adesso mi è passato, adesso dormo. No, sei agitato. Non dire bugie. Vieni, vieni di là nel lettone con la mamma. Ma papà non dorme? Papà è fuori. È al lavoro, papà. È là sotto in tutta quella nebbia. Oddio, oddio, saranno quasi le 3:00 ormai. Fermi! Diamoci da fare, su! E così adesso la può vendere al commerciante veneto? Certo, gran brava persona l'onorevole, altro che bauscia come diceva il Clerici. Ha fatto fare l'inventario del nostro laboratorio subito, tra i primi. Massimo il 5º posto, appena dopo quello del commendator Marassi. E i ragionier Clerici? Ah, indietro, indietro. Numero 30, mi pare. Vedi a non essere gentili e a parlare a vanvera?
Ah, signore, signore, fai che torna presto. Fai che va tutto bene. Saranno le 3:30 quasi. Ma no, sono nemmeno le 3. Pensa anche te, Marco. Pensa a una preghiera per il tuo papà. Pronto? Tutto bene, hai detto? Ho sentito bene? Tutto bene, bene? Per cui e concludo. Se ormai appurato e pubblicamente denunciato che in zona B ci sono dei laboratori che lavorano di notte. Di notte lavorano e la mattina all'alba spediscono, è altrettanto vero e accertato che molti, non pochi, molti, sono andati in zona A a riprendersi la roba nei magazzini e nelle case. E chi sono questi molti? Lo sappiamo benissimo chi sono. Abbiamo l'elenco completo dei laboratori svuotati. State tranquilli! In carta bollata e triplice copia! E guarda caso, i laboratori vuoti sono gli unici inventariati! Tutti inventariati! È da irresponsabili! Rischiare la salute per amore dei soldi e ancora peggio, rischiare la salute degli operai e dei trasportatori! Noi siamo sindacalisti, mica poliziotti o questurini. Non ce ne frega niente della truffa agli svizzeri. Ma qui, santa Madonna, c'è in ballo la salute pubblica! È da criminali mandare mobili diossinati a gente che non ne sa niente. A gente che si ritrova la diossina in casa senza saperlo. A gente che se poi lo viene a sapere e fa un po' di propaganda in giro, si perde tutta la clientela e per sempre. E così è la fine della Brianza! Scusa, scusa. Io sono Marassi, il commendator Marassi, imprenditore industriale. Guarda, risparmiatevi la fatica, amici, perché ci sono. Il mio laboratorio è stato inventariato e poi svaligiato. E allora sono nella lista. Sono nella lista. E qui presenti lo sanno tutti. Ma qui presenti tutti hanno deciso per acclamazione che io qui davanti a voi li rappresento. Vero o mica vero? E io vi dico subito. Vi dico subito che noi, tutti quanti siamo, in tutto e per tutto perfettamente d'accordo con voi. Vero o mica vero? Vero? Nessuno di noi è talmente suonato da mettere a rischio la salute sua propria e nemmeno quella degli altri. Vero o mica vero? Aspetta. Se i nostri magazzini sono vuoti, se sono vuoti, sia ben chiaro che vuol dire che ci sono stati i ladri. E noi abbiamo ricevuto un danno duplex, come direbbe il nostro latinista Vasonier Clerici, che fra l'altro non è neanche nella lista. Un danno duplex perché non solo abbiamo perso la mobilia pronta e il legname e le stoffe, ma veniamo anche a sapere che la nostra merce va in mano dei concorrenti sotto prezzo, e ci fregano la clientela. È una vergogna che le autorità ci hanno cacciato via dalle nostre case e poi non fanno neanche la sorveglianza contro i ladri. È una vergogna! E noi lo diciamo qui pubblicamente. Non si può andare avanti così. Tutti noi vogliamo tornare alle nostre case. La diossina ormai non c'è più. E se la regione crede che c'è, va bene. Va bene, ora si finisca questa cavolo di bonifica che tutti i giorni se ne parla. Noi siamo stufi di restare qui. Sì. Complimenti, visto quei due pirla, non sanno più cosa dire. Bravo. Turi, aspetta, Turi, sono io! Ma dove cazzo vai? A scuola, no? A scuola, ma non fare lo stronzo! Vieni con me a casa del piazza! Abita B in alto! Dal suo balcone uno spettacolo! Buttano e spaccano tutto! Ma chi? Quelli della bonifica, sfasciano tutto. Da là magari si vede anche casa tua. La bici nuova? Un premio. Un premio. Perché? Boh. Perché ho imparato che delle volte è meglio stare zitti. Se non è mica deciso io vado, Vieni dal piazzo o no? Ma sì, ho deciso che vengo. Allora mettiti in ruota, che tiro.
vola. Prima almeno era ferma. Adesso il veleno vola. Vola tutto intorno. Ma che caspita di bonifica è? È più danno che vantaggio. Che nelle case hanno trovato topi enormi. Minchia, i gatti sono stati ammazzati tutti. La zona di provenienza, la malattia di sua sorella, la vostra richiesta. Beh, sono dati sufficienti, per cui io non ho niente in contrario a farla abortire, a condizione però che si tratti di aborto terapeutico, se no non se ne fa nulla. Cioè io intervengo, opero, ma solo se si tratta di salvare la madre dal pericolo di complicazioni psichiche, turbe, deliri, depressioni gravi. È chiaro? Quindi, stando così le cose, mi occorre un certificato medico che affermi che lei, signorina, per dirla in parole povere, è pazza o corre il rischio di diventarlo? Io pazza? Sicuro. Assuntina, il dottore non sta dicendo che sei pazza. Gli serve solo un certificato medico. E io penso che riusciremo a rimediarlo, non è vero, dottore? Beh, deve essere rilasciato da uno psichiatra, un medico delle malattie mentali, sia ben chiaro, eh? Devo passare un'altra visita, insomma. Un'altra visita? Sì, ma non sarà come quella dell'altra volta. Una visita psichiatrica, un colloquio. Dottore, ma sta autodottore che riccia lei? Si accorge subito che ma figlia non è pazza, eh? Io la pazza non la so fare. Ma non deve fingere, deve solo dirgli e insistere che è terrorizzata all'idea di mettere al mondo un bambino deforme. È la verità, no? Ecco, magari insista sui dettagli. Non dorme più, ha incubi, visioni. Insomma, un po' di fantasia. Non mi faccia dire di più. E Repubblica creò Mercurio. E Mercurio soffia sul fuoco della cultura e ne scompiglia le carte. Mercurio, supplemento di lettere, scienze, arti. Supplemento di 28 pagine. E Repubblica creò Mercurio. Ogni sabato con Repubblica. Sono io, lo so che ci sei, dai! Vieni, no, la porta è mica chiusa! Si aspettavo che me lo dicevi te. Me l'ho detto tu, Rick, eri già uscita dall'ospedale. Guardi la mia faccia! Hai segni, ma sei ingrassata. Sei guarita. Non sono guarita e non sono grassa, sono gonfia per il cortisone. Non sono guarita perché è del veleno della nuvola, non si guarisce mai.
Oggi ho visto il TG. Dice che trovano il veleno anche dove prima non c'era. Va dappertutto il veleno. Va via con l'acqua, col vento, con le gomme delle auto. In ospedale c'era una ragazza che mi faceva vedere i giornali. Un giornale diceva che oramai è a Rimini. Perché proprio a Rimini? Non lo so perché proprio a Rimini, ma diceva Rimini. Un altro giornale diceva che se entra nel corpo, il corpo non può liberarsene. E magari dopo anni viene un brutto male, la leucemia. Sai cos'è la leucemia? No, mai sentito. La leucemia è una malattia che porta via il sangue. Si diventa bianchi e si muore. Ti porto a vedere la bonifica se vuoi, ho la bici nuova. Perché sta in camera? Ti vergogna farti vedere coi segni? Quelli che non mi vogliono vedere guardano da un'altra parte. No, è per l'assuntina. Perché se mi vedono con questa faccia ci sono quelli che dicono che a casa nostra c'era il veleno. E se c'era il veleno, l'assuntina deve proprio farsi operare. Perché? Ha deciso di non farsi operare? Ma no, ha deciso di nuovo di farsi operare. Ha fatto domanda di entrare nell'ospedale di un paese qui vicino. Aspetta solo che arrivi un medico del cervello, che deve fare il certificato che è pazza. Ma non è pazza l'assuntina. È un po' nervosa, ma non è pazza. Certo che non è pazza, ma il dottore deve dire di sì. Ma non può essere, sarà il contrario. Ti dico che l'operano soltanto se è pazza. Deve essere pazza di paura l'idea di fare un bambino col muso della lepre. Ma va che non può essere. Se il bambino ha il muso della lepre, lo opera. Per il muso della lepre. E mica perché l'assuntina è pazza. Come quando io avevo 6 anni e mi è venuta l'appendice. Cosa hai detto? Operano il bambino? Marco, sei proprio un pirla. Operano il bambino. Ma che pirla che sei! Ma che pirlone, Marco! Operano il bambino! Paura, dice. Provocata da cosa? La notte non dormo più. Ho perfino paura ad addormentarmi. Sì, questa me l'ha già detto. Di che cosa ha paura? Non so. Sento qualcuno che mi chiama, ma non c'è nessuno. A un tratto si mette a gridare. Chi? Quello che mi chiama. Quello che mi chiama si mette a gridare. Allora mi giro perché grida proprio dietro di me. Mi giro e c'è uno che mi vuole afferrare. Ma com'è? Chi è questo che la vuole afferrare? Me lo descriva. Che saggio. A volte pare un animale, a volte un cristiano, ma piccolo. Come fosse... un bambino? Un nano. Un mostro, eh. Mi dica come trascorre le sue giornate. Chiusa in camera mia. Non voglio vedere nessuno, non rispondo a nessuno. Mi mettono tutti paura. Anch'io le faccio paura. Sì. Dottore, mi scanto che ne esco forte. Come dice? Ho paura che esco pazza. Io non posso seguitare così, esco pazza. Il mostro, quando ha cominciato a vederlo? Ci pensi bene, è importante. Mi gira la testa. No, non guardi me. Stia voltata, continui a parlare. Mi racconti del mostro? Che devo dire? Spunta continuamente. Lei proviene dalla zona A? Come? Abitava nella zona A? Sì.
Lo sente? Lo sente? È il cuore di suo figlio, lo sente? Lo sente? È questo il mostro che vuole uccidere? No. È questo? No! No! Cerco, guarda che casino di fotografi! Sono qui tutti per l'Assuntina! Dov'è? Cos'è successo? È successo che Finn su tutti i giornali è successo! È scappata come una matta dall'ospedale! È scappata anche da qui! La mamma è in camera, continua a piangere! Vuole che trovino l'Assuntina! Corri su e prova, no? Prova tu! Corri! E non correre che ti fa vedere da tutti! Non correre, ti ho detto! Non correre! Signorina, ma guarda che scema! Che è sui giornali adesso! Ma perché l'Assuntina è scappata dall'albergo? È scappata dall'ospedale, solo poi dall'albergo! Ma è scappata perché? Non si può parlare con il direttore! È impossibile, la famiglia di Pasqua non vuole essere disturbata! Noi siamo amici, ma siamo non posso far salire neanche i pareti! Chi l'ha detto questo? Chi è che l'ha detto? Guardi che non crediamo che queste disposizioni vengano dalla famiglia di Pasqua! Ci faccia parlare con qualcuno di loro! Ma non posso, signorina, non posso! Ma si rende conto che i medici hanno fatto una cosa tremenda? Grazie a quel criminale, ora sì che puoi pazzire! È scappata anche dall'albergo, ci faccia salire! Ma come è scappata? Un fulmine! Ma no, la famiglia di Pasqua ha dato ordini precisi, non vuole essere disturbata! Ma l'hanno trovata! Dai, non ci pensare, facciamoci una partita. Senti, tu per caso sai che numero ha la famiglia di Pasqua? Il 3105. E dove possiamo metterci per telefonare? Ah, venga, venga di là. Venga. Io l'avevo detto che era così, ma ma no, signora, non è giusto che lei non parli con nessuno. Dobbiamo parlarne su tutti i giornali e a tutte le radio. Tutti devono sapere che criminali sono questi medici. No, non l'Assuntina, la criminale non è lei. È quel medico che ha voluto farglielo credere. È per questo, no, che le ha fatto sentire il cuore? Ho capito, sai, l'Assuntina vuole ammazzare il bambino, per questo è scappata. Dunque hai capito, dunque non sei un pirla. L'hanno trovata l'Assuntina? Dove è andata? Sparita. Qualcuno l'ha vista partire, poi ritornare. Boh. Ma tu lo sapevi già, che una donna incinta può ammazzare il suo bambino? Non è proprio come ammazzare, ma lo sapevo sì. Mia madre ne ha fatti 3 di aborti. Aborto vuol dire ammazzare un bambino nella pancia? Vuol dire che una donna va da un dottore e che il dottore glielo tira via. E quando è tirato via? Muore. Muore. Ma il dottore costa caro, perché se lo scoprono va in prigione. E per questo si fa pagare tantissimo. Se una non ha tutti quei soldi va da una levatrice, che fa la stessa cosa, ma non è brava come un dottore. E tua madre lo ha fatto? Sì, lo ha fatto. Aveva 2 figli, era stanca, senza soldi. Il terzo figlio non lo voleva. Come il terzo? Sei tu il terzo. Prima di avere me ha fatto 2 aborti. Con me non ha potuto perché se ne è accorta tardi. Era già troppo avanti. E com'è che se ne è accorta tardi? Quante cose vuoi sapere? Sono cose di donne. I primi mesi il sangue è venuto lo stesso. Poi quando non è venuto più e ha capito di essere incinta era già tardi, era già in 4° mese. È andata di nuovo dalla donna, ma la donna ha detto che andava a rischio di morte e non ha voluto farlo. Allora? Cosa? Se era per tua madre, tu non c'eri. Già. Se era per mia mamma non c'ero. Ma se non era per la mia mamma non c'ero lo stesso. Se mia mamma moriva piccola non c'ero. Non c'entra niente. Perché non c'entra niente? Perché se tua madre non è morta piccola, è perché Dio ha voluto farla vivere. Invece i tuoi fratellini li ha ammazzati tua madre.
Non è Dio che l'ha voluto. Boh, chissà cos'è che voleva Dio. Pensavo alla mia maestra delle elementari che ci aveva fatto fare il tema alla mamma. Diceva che non c'è niente di così grande come l'amore della mamma. Forse lei non lo sapeva, che ci sono delle madri che si fanno ammazzare i bambini nella pancia. Figurati se non lo sapeva, lo avrà fatto anche lei. Se una donna non manda via i bambini che ha nella pancia, ne fa 10, 12, anche di più. Tutte fanno così. Tutte, tutte no. Cosa credi? Anche tua madre lo ha fatto. Ma non dire cretinate. L'ha fatto, sì. L'ha raccontato a sua cognata, la donna di servizio di tua madre, la Tina. E io ho sentito. Tua madre è andata via 3 giorni, in Svizzera. L'ha fatto lì? Ma lei chi è? La nipote? Sì, aspetti un momento che ce la faccio chiamare. Peppino! Per favore, avverti la signora Vincenza di prendere la linea di là, che la vogliono a telefono. Subito. Carmela, mi ha cercato qualcuno! Carmela! No, signore, baronessa, ora vengo. No, puoi anche urlare. Ah! Zitta, non urlare! Sono contenta, sono felice. Perché? Ha telefonato l'Assuntina, l'abbiamo trovata. Dov'era? In Sicilia, era andata in Sicilia, ecco dove era andata, dalla baronessa Scalia. Dalla baronessa? Sì, dalla zia Vincenzina, che è a servizio della baronessa. Fa la cuoca, ma sa fare pure gli aborti. Li sta bene e li sta quieta. Non ci sono preti, non ci sono le femministe, non ci sono i fotografi. Solo la zia che la cura. Speriamo solo che non le viene in mente di scrivere al fidanzato, perché la mamma non ha avuto il coraggio di raccontarle della lettera. Che lettera? La lettera del fidanzato, no? L'Assuntina era scomparsa, così l'ha aperta la mamma. Il fidanzato diceva che non voleva più sposarsi perché l'Assuntina era andata su tutti i giornali e che lui fa l'impiegato alla previdenza sociale, ha la carriera davanti, non può mica compromettere tutto per gli scandali che ha fatto l'Assuntina. Peccato, una persona così distinta. Non dire pirlati, è uno stronzo e basta! Quella zia dove è andata l'Assuntina? È quella che ha mandato via quei due prima di te? Sì, la mamma era già qui, ma è tornata giù apposta. Era quella che doveva mandare via te? Sì, era lei, ma ha detto di no. Pensa se diceva di sì, cosa succedeva. Qui davanti a te c'era un'altra. Una ragazza piccola così. Oppure una ragazza alta così. Sei la mia fidanzata. Tua madre non vuole che tu sposi una ragazza che è su tutti i giornali. Ma tu non sei su tutti i giornali. Ma ci vado sui giornali. Perché? Perché sono femminista e voglio fare la dottoressa per operare le donne. No, figlia, non me la sento. Sei troppo avanti con la gravidanza.
Troppo tardi, eh. Ti devi fare capace. Che c'è? Peppino. Entra, Peppino. A baronessa, va cercando a te. Vengo subito. Queda, non angustiare. Riposa. Riposa ora. Cosa è successo, Sara? La Sultina. È ferita. Sta male. La zia non ha avuto il coraggio di fare l'operazione. E allora la Sultina è sparita. Stamattina la mamma è stata chiamata dai carabinieri. Gli hanno detto che avevano trovato l'Assuntina. L'avevano trovata svenuta davanti all'ospedale. Che siccome nessuno l'aiutava, aveva fatto da sola. Si era ficcata un ferro da calza nella pancia per ammazzare quel bambino col muso della lepre. Che coraggio, mio Dio. E poi era andata all'ospedale, forse per farsi ricoverare. Ma era svenuta sulla porta. Adesso è ricoverata, è grave. E siccome è maggiorenne e si vedeva benissimo che aveva fatto tutto da sola, senza aiuto di nessuno, i carabinieri l'hanno denunciata per l'aborto. Hanno denunciato soltanto lei. Dottore, chiuda la porta. Dove vanno? Giù dalla Suntina. Partono. Qui c'era la foto di lei col fidanzato a Venezia, che davano da mangiare ai colombi.
Qui c'era un quadretto di fiori secchi che avevano comperati insieme. Non c'è più niente. Non abbiamo preso con noi neanche una foto quando ci hanno portati via. Se muore, non ci rimane niente. Niente. Penso a quei carabinieri che fanno finta di credere che aveva paura del disonore. Fanno finta di non sapere che avevamo preso il veleno della nuvola. E sai perché fanno finta di non sapere niente? Per non tirare in ballo un'altra volta sui giornali quei dottori che le hanno fatto sentire il cuore. Quel professore di Milano. Lo dice Pasquale. Dice anche che se salta fuori tutta questa storia la fabbrica deve pagare. E nessuno vuole dare fastidio alla fabbrica. Così l'Assuntina, se non muore, va in galera. E la fabbrica non deve pagare nemmeno un soldo. E se muore, la fabbrica non deve pagare un soldo lo stesso. E noi restiamo senza nemmeno una foto dell'Assuntina. Non rimane niente dell'Assuntina. Come se non era mai neanche nata. Ti ricordi, Sara? Là c'era la cuccia della cagna. La cagna è morta. Ti ricordi? La gatta andava a dormire sulla sua schiena. È morta anche la gatta. Ti ricordi le merende che preparavi? Il pane bagnato con l'origa, le mele di marmellata. Forse l'ultima mela era avvelenata e mi ha fatto ammalare. Forse ha avvelenato anche te. Sei guarita, Sara. La tua faccia è tornata quasi come una volta. Non sono guarita. Guarda le mie unghie. Sono pulite. No, guarda, sono nere. Cosa vuol dire? Tanti bambini che hanno avuto la cloracne hanno questo nero. Non si sa cos'è. Non lo sanno neanche i dottori. Dicono che è un segno del veleno della nuvola. Guarda, Marco. Stanno arrivando. Thank you.
parto. Andiamo giù tutti dalla mamma per il funerale. Quando torni? Non torno. Torneranno Pasquale e Turi, perché qui c'è lavoro. Ma la mamma e io restiamo laggiù. La mamma dice che non ci vuole più stare in questo paese avvelenato, che le ha fatto morire una figlia. Sara. Oh, Sara. Beh, ciao. Sara, come faccio senza di te? Ti trovi una ragazza piccola così? Oppure una ragazza alta così? La nuvola di veleno di questa storia è la nuvola di diossina uscita il 10 luglio 1976 a Seveso da un reattore del reparto B dell'industria chimica ICMESA. Dopo Seveso, Louisiana, 10.000 evacuati dall'area dell'impianto Baton Rouge per fuga di cloro gassoso. 77, North Carolina, 2.000 evacuati nella zona di Rockingham per fuga di esafluoruro di uranio. 77, Seoul, 58 morti, 1.300 feriti, esplosivi. 78, Las Alpacas, 216 morti, centinaia di feriti, trasporto di propilene. 84, Bhopal, 2.500 morti, 100.000 contaminati, attesi 8.000 decessi, esplosione di isocianato di metile. 1986, Chernobyl, 28 morti, 299 gravemente contaminati, 150.000 civili evacuati, 70 milioni di abitanti della Russia europea interessati dal fallout, oltre ai paesi dell'est e dell'Europa centrale, per fuga di sostanze radioattive.
Sinatra, Liza Minnelli, Sammy Davis Jr. Il 6 aprile per la prima volta insieme in un unico eccezionale concerto in Italia. Prossimamente anche in TV su Rai 2. Organizzazione Pierquinto Cariaggi. Dopo il telegiornale andrà in onda Tribuna Politica. Alle 22.35 Giorgetta Nespoli e Monica Nannini conducono International Doc Club e alle 23.55 appuntamento col cinema, col film drammatico Ombre Bianche, interpretato da Anthony Quinn e Yoko Tani per la regia di Nicolas Ray e Baccio Bandini. A più tardi. E Repubblica creò Mercurio. E Mercurio soffia sul fuoco della cultura e ne scompiglia le carte. Mercurio, supplemento di lettere, scienze, arti. Supplemento di 28 pagine. E Repubblica creò Mercurio. Ogni sabato con Repubblica. Cambia il gusto di far colazione. Mi piace sentirli sotto i denti. Ora con Kellogg's Corn Flakes sveglio l'appetito in modo naturale. Si vede dai fiocchi che è una colazione tutta naturale. Con latte fresco voglio solo gli originali. Si chiama prima colazione perché è la più importante. Kellogg's Corn Flakes. Cambia faccia alla prima colazione. Buonasera, vediamo brevemente le notizie del giorno. Il Consiglio dei Ministri ha deciso oggi i tagli alla spesa pubblica per contenere il disavanzo di bilancio. Complessivamente saranno risparmiati 12.000 miliardi. Ecco le cifre. 2.600 miliardi sui ticket. 2.000 miliardi sulla fiscalizzazione degli oneri sociali, 400 miliardi sui beni e servizi, 1.600 miliardi dal condono edilizio e 5.500 miliardi da manovre di tesoreria. Le tariffe delle ferrovie dello Stato saranno aumentate del 20%. Per il pubblico impiego gli aumenti salariali saranno dell'1% più il tasso di inflazione programmato dalla legge finanziaria. Per quanto riguarda l'aumento dei ticket sanitari saranno esenti le categorie sociali più deboli. Ed ora i dati sull'inflazione che arrivano il 23 di ogni mese, elaborati dagli uffici di statistica di 6 grandi città italiane. Anche in marzo il costo della vita è continuato a crescere, ad un ritmo più contenuto rispetto a febbraio, è vero, ma portando l'indice dell'inflazione